Buona domenica, gentili amici. La Toscana ha incominciato il suo giro di esoneri. È partito il presidente Camilli del Grosseto facendo saltare la panchina a Ugolotti e ingaggiando Beppe Giannini. Toccherà dopo Fiorentina-Genoa anche a Sinisa Mihajlovic. I ben informati dicono che da ieri pomeriggio a Firenze staziona stabilmente Delio Rossi. Ovviamente sarà questo l'argomento principale di Fiorentina-Genoa di oggi, oltre al fatto ovviamente che ci sono i grandi ritorni di due ex come Sebastian Frey e Dario Danelli. E poi bisognerà capire se l'Udinese vorrà approfittare della defaillance del Napoli affrontando il Palermo e prendere il largo assieme a Milan e Juventus, o se è già una questione bianco-rossonera. Ne parleremo con i nostri ospiti che vi vengono veicolati nel vostro salotto buono da Carolina Pucci. Buongiorno Carolina, bentrovata. Buongiorno Giorgio, buonasera a tutti voi. Iniziamo a presentare subito i nostri ospiti alla mia destra, Michel Isler. Buongiorno. Ciao Carolina, ciao Giorgio. È arrivato puntuale. Sì, puntuale. Mi fai dire due cose. Prima di tutto che fra gli ex c'è anche Malesan Zanzan, che è stato un idolo della tifoseria fiorentina, e poi c'è anche Moretti che cominciò qui. Anche Marco Rossi, allora sì. Se ce lo vuoi mettere. No, Marco Rossi. È un ex, ha giocato, non ha... vabbè, ma non ti piace, ma ha giocato. Sì, vabbè, anche ex. Marco Rossi, però al di là di questo. È avvenne di Marco Rossi, dammi retta. Poco, io volevo fare i complimenti ai tifosi del Genoa, perché ho sentito che molti hanno rinunciato alla trasferta a Firenze, hanno preso l'autostrada, sì, si sono fermati a Monterosso, sì. Per andare a aiutare la popolazione colpita da questa drammatica tragedia. Al largo di Monterosso è stato trovato anche il corpo del volontario. Del volontario che era andato a usare. È stata subito la medaglia d'oro e la proposta per il Presidente della Repubblica, perché lui prima della morte aveva salvato due persone. Sì. Prima di essere trascinato in mare dal fango, quindi un atto straordinario questo di questa persona, 36enne, originario della Sardegna. Nato con due figli. Sì. Continuiamo il nostro giro con una delle firme storiche della Fiorentina, Raffaello Paloscia. Eccomi qui. Cardinale. A proposito di firma storica, ho letto che è morto l'arbitro Campanati, che io ricordo perché fu inseguito dai tifosi della Fiorentina dopo una vittoria del Bologna a Firenze, anno 1953. Oggi minuto di raccoglimento. Ero allo stadio come spettatore, ancora non come giornalista, preciso subito, perché altrimenti potrei sembrare un centenario. Lo sai benissimo, lo sai benissimo, a quell'epoca per chi ti favo. Dice direttore Gazzetta dello Sport Luca Calamai. Io non ho niente a dire, sono quasi imbarazzato. Saluta, va, basta così. Buongiorno, arrivederci. Ciao Luca, bentornato da Catania. Hai visto una bella partita ieri, un bel Catania. Ho visto la differenza di quando c'è un allenatore che costruisce. Cioè, io ho visto il Catania, che è una squadra oggettivamente senza fenomeni, però vedi, lui ha messo Lodi davanti alla difesa, alla Pirlo. Perfetto, lui ha recuperato un giocatore che sembrava quasi una barzelletta, diciamoci la verità, alle grottaglie, perfetto. Ha messo in panchina Maxi Lopez e fa giocare questi due demoni davanti che sono... Ecco, quando vedi la mano dell'allenatore su una squadra normale. Questo lo vedi, lo metti in contrasto con la Fiorentina o in contrasto con Napoli? Anche con la Fiorentina. No, il Napoli ha sbagliato la partita, tra l'altro Santana ha fatto una follia. Però sarà che ormai guardo ancora con più attenzione perché io non capisco la collocazione della Fiorentina in questo campionato, no? Allora dico, ma è possibile? Fammi capire. Ecco, ho la sensazione, guardando, che anche se non vedi squadre straordinarie, però per esempio il Catania è una squadra divertente, piacevole, con un progetto, senza aver speso niente di particolare, però vedi, perché ti dico, queste tre cose che ti ho detto, le grottaglie, Lodi e questi due attaccanti con Maxi Lopez fuori, cioè non... Sì, ma già in diverse partite che lui ha fatto questa scelta. Vuol dire che è una scelta tecnica, cioè è un lavoro di un allenatore. C'è questo Gomez che incassa una iena. Questi presunti giocatori sconosciuti che il Catania con merito ha saputo individuare. Scusa Michel, devo presentare il nostro anche Vittorio Pesce, ma non c'è bisogno, io già ho iniziato a chiacchierare, buonasera a tutti. Andiamo poi, a Catania. No, stavo chiedendo per la cronaca della delicata partita Fiorentina-Genoa, Tommaso Mattei.
Faina? Detto Faina. Perché Faina? Faina? Io avevo perché sentito altri, no, questa me la dovete altri soprannomi di altri animali, ma perché Faina sinceramente no. Da, perché sei furbo? Perché sei... No, è Michel che... Ha fatto tutto lui? Gli offusca la mente, la capigliatura, e allora ha deciso che io assomiglio a quello di Sky Calcio Mercato con Bonan, che sta alla postazione internet. Che si no, ma non che assomigli fisicamente, è perché siccome bisogna spiegare ai telespettatori che Tommaso è dalla parte opposta del nostro studio, come Faina è dalla parte opposta nello studio di Sky quando c'è la trasmissione di Bonan. E allora un pochino molto mi preoccupa. Sono d'accordo Luca, mi preoccupa molto. Vabbè ragazzi, scherziamo, ridiamo un pochino. Anch'io ho delle cose da dire. Abbiamo tanto bisogno di ridere. Tra poco vi do le formazioni ufficiali della Fiorentina. Prima facciamo gli auguri a Vincenzo Guerini che oggi compie 58 anni. Grande, e quindi facciamo Vincenzo, tanti cari auguri. Beh, e poi? Basta. Hai detto delle cose. Tra poco vi do le formazioni ufficiali. Il tempo di queste le due cose. Io ero rimasto con una domanda a Luca. Riprendiamo dalla tua domanda. Avendo visto i singoli del Catania, che anche a me non sembrano poi così scarsi, fermo restando il discorso che hai fatto dell'organizzazione di gioco dato da questo Montella, a cui bisogna dire chapeau, insomma. Però fra le cosiddette seconde linee della Fiorentina, che abbiamo visto pochissimo, forse oggi vedremo qualcosa di più, e gli sconosciuti del Catania, secondo te? No, ma il problema è proprio di come sono messi in campo, esatto, dell'organizzazione del gioco. Allora, se prendi Marchese, terzino sinistro, io lo confesso, io non sapevo chi fosse. Esatto. Te lo dico con grande e faccio una missione di colpa perché avrei dovuto sapere. Legge Marchese. Io ho visto questo giocatore spaventoso, ma spaventoso all'interno di un meccanismo tattico, certo, dove poi c'è Almiron che viene a chiuderlo, cioè, vedi lavoro, non c'è quasi niente di improvvisato.